Allora, io mi accingo questa sera a presentarvi la rosa, ma quale rosa? Nel linguaggio polisemico, se puoi abbassare la musica per cortesia, nel linguaggio polisemico la rosa è la regina dei fiori, però questa sera pensiamo ad un'altra rosa, ovvero all'insieme dei calciatori, ad un gruppo assortito ed amalgamato che fa parte della squadra del Motta, un applauso! Vedete questi colori? Il rosso e il bianco, quindi la squadra bianco-rossa, la stagione calcistica è imminente, bussa alle porte e questi ragazzi, carichi di energia e di vitalità, vogliono far partire da questa piazza, da questo palcoscenico, messaggi di speranza, segnali di pace attraverso una parola che è nobile ma tanti hanno infangata. Questa parola è lo sport, viva lo sport! Bene, crediamo nello sport, dicevo, se mi abbassi la musica mi fa una cortesia. Non puoi, va bene. Allora, partiamo pure, buonasera a tutti, grazie. Io mi accingo a presentare il quadro dirigenziale e allora cominceremo con il signor Legato Giovanni, presidente onorario, un applauso. Si faccia lì avanti, lei è un veterano, ha preso parte alle campagne con Cesare, dai. Un applauso. Benissimo, vuole dire qualcosa giustamente dopo? Lo dica adesso. E che devo dire? Ringraziare tutti gli amici che sono presenti qua questa sera per accogliere i... Grazie. Allora, noi adesso, dico noi perché voi fate parte di questo momento, adesso è il momento di chiamare Verducci Filippo, che è il presidente di questa squadra. Allora, un applauso, poi magari parlerai alla fine. Dicevo, Verducci Filippo è un amico che tutti conosciamo, veramente impegnato sul piano sociale, non esita ad attingere alle proprie energie per metterle a disposizione della comunità. Quindi dobbiamo tributargli ancora un altro applauso, perché Filippo si impegna ed è al servizio del nostro paese. Non dimentichiamolo, grazie. E allora, Callè Antonino, vicepresidente, vediamo da dove arriva Callè Antonino. Ecco, un applauso anche per te. Aspetta che mi metto di qua, vai pure, prendi l'applauso. Ambrogio Domenico, segretario cassiere, avanti. Benissimo. Fissani Leandro, direttore sportivo. E io ho avuto il piacere di avere un dialogo una settimana fa con Leandro ed è stato il primo che mi ha chiesto di presentare questo momento sportivo. Naturalmente insieme a lui voglio ringraziare il presidente e tutti gli altri. Grazie Leandro, grazie. Allora, Angelone Carmelo, dirigente, non c'è, lo salutiamo, facciamo un applauso ugualmente ad Angelone. Presto. Legato Giovanni, dirigente, un altro. Poi Malara Leandro, dirigente. Ecco, allora Lillo viene avanti, non stare dietro le quinte. Benissimo. Melito Pasquale, dirigente, è impegnato. Paviglianiti Giovanni, è impegnato pure lui. Allora Scollica Giovanni, è impegnato lì nello stand a preparare veramente panini meravigliose con salsicce e patatine. Ciao Giovanni, ha salutato, ciao. Ciao Giovanni. Allora dopo Scollica, Triolo Giovanni, dirigente naturalmente. Va Calebre Giuseppe, è là sotto impegnato. Poi Verducci Domenico, dirigente. Poi Astolfi Armando, ha detto stampa, vieni Armando. Mi raccomando che i tuoi articoli siano di sprone per questa squadra. Speriamo sempre di fare. Benissimo, già la tua presenza è un fatto positivo, perché vuol dire che non hai mollato e credi in questa squadra come ci crediamo tutti. Diglielo a quelli che pensano che lo sport sia una parola che appartiene al mondo d'oggi. Dello sport si parlava già in età preistorica, ricordiamolo questo, no? E le civiltà precolombiane, per chi non lo sapesse, ne sapevano qualcosa. Allora, grazie, grazie. E allora è il momento di chiamare l'allenatore, colui che dà lo sprint in modo particolare. Non si spaventi, anche se c'è la foresta, c'è la collina, non la mando tra i lupi, per carità, eh? Allora salutiamo il signor Laganà Luigi, l'allenatore, sempre avanti naturalmente, con Barreca Paolo, preparatore portiere. Vediamo se arriva. Bene, si mette lì davanti per cortesia. Ecco, lì dove io devo stare dietro, voi dovete affrontare. Vada lì per cortesia. Lì, lì, non si butti, non si butti, non è un stasera vi butto, dai. Poi Sergio Latella, preparatore atletico.
poi va Calebre Carmelo, medico sociale, e assente il dottore, no? Poi Laganà Giovanni, vieni Giovanni, dai, fai vedere che hai grinta da vendere, bravo, collaboratore naturalmente, grazie Giovanni. E adesso è il momento di chiamare la rosa di cui parlavo prima, i calciatori. Noi per correttezza nomineremo anche gli assenti, chiaro. Intanto Verducci Giorgio, il capitano, dov'è? Che cosa dire di questo giovane gagliardo mottese che combatte strenuamente, che sa difendere veramente il pallone con impegno e ha delle spiccate doti tecniche e anche umane, l'abbiamo ammirato tutti sul campo. Facciamogli un applauso forte. Giorgio, che è cresciuto nelle giovanili del Motta, non è il caso questo di ricordarlo, ha ottenuto due vittorie con la rappresentativa Regina e ha vinto il campionato di prima categoria sempre con la Juventus, Giorgio, scherzo, con il Motta San Giovanni, benissimo. E adesso Callea Domenico, vice capitano, attaccante, dove sei? Cresciuto anche lui nelle giovanili del Motta e ha vinto il primo campionato di prima categoria, anche Domenico veramente sul campo fa delle giocate veramente fini, riesce a fare delle dribblate ed incantare gli spettatori, quindi facciamogli un applauso forte affinché la stagione imminente sia veramente fruttuosa e produttiva anche per lui sotto ogni punto di vista, ok? Ciao Domenico. Angelone Luca, difensore, vieni Luca, vieni, cresciuto nelle giovanili del Motta San Giovanni, anche per te Luca questo applauso e in bocca al lupo naturalmente. Verducci Giovanni, cresciuto nelle giovanili del Motta San Giovanni, si divide tra il palcoscenico dell'Olimpiade e la piazza Piello Leandro, tra il ballo e lo sport, mi raccomando segui tutte quelle piste, grazie Giovanni, eh? Benissimo. Polimeni Domenico, il difensore assente, vanta un'esperienza in eccellenza con la Deviese ed è un giocatore già da tempo del Motta San Giovanni. Ravenda Pasquale, Ravenda Pasquale, ma guarda come sono dietro, grazie Ravenda. Allora, Fortunio Francesco, nuovo acquisto, c'è, vanta un'esperienza in promozione con varie squadre, tra cui Bocale e Santo Venere. Ma anzi si prenda questi applausi. Poi Zema Pasquale, assente difensore, poi come Arcidiaco Antonino, questo è il nuovo acquisto, è anche assente. Lui risponde adesso al nome di Chilà Francesco. Ecco, Chilà Francesco, cresciuto nelle giovanili del Motta San Giovanni, vanta una vittoria con la rappresentativa Regina. Grazie, Francesco, anche a te. Poi arriva un altro mottese, cresciuto nelle giovanili del Motta San Giovanni, De Salvo Antonino. Bravo, questo saluto così, dai amici, fallo di nuovo, dai. Grande, mentre lo citeremo, De Salvo Filippo, cresciuto nelle giovanili del Motta San Giovanni, facciamolo forte così arriva all'acqua magari l'applauso, bene. Poi abbiamo Iracà Santino, cresciuto nelle giovanili, un altro giovane di belle speranze, di belle promesse, sono queste le certezze del Motta, sono queste le certezze su cui punterà la squadra, quindi mi raccomando facciamo in modo che questa squadra è come un'aquila, voli verso cieli sempre più spaziosi e terzi, ok? Bene, vai pure Santino. È il momento di un altro centrocampista cresciuto nelle giovanili del Motta San Giovanni, Trunfio Leonardo, vieni, viva, potete gridarlo, viva, grazie Leonardo. Un altro centrocampista, anche lui, cresciuto nelle giovanili del Monte San Giovanni. Allora, Verducci, Daniele. Forza Daniele. Forza Daniele. Un altro cresciuto nelle giovanili del Motta, un altro centrocampista. Verducci Angelo. Vieni. Benissimo Angelo, grazie anche a te. Poi c'è un centrocampista che assente, che risponde al nome di Brezza Stefano. E io dicevo prima, come mai assente Brezza, Presidente? Stasera avremmo tutti un po' bisogno di Brezza, che spiri dal mare o dalla montagna non ha importanza, però è assente. Teniamoci allora questa giornata torrida, equatoriale. Brezza che è assente, che arriva. Allora, Giarmoleo Antonio, centrocampista. Vediamo anche lì. Benissimo, nuovo acquisto, nuovo acquisto, quindi un applauso più forte, nuovo acquisto, deve prendere dimestichezza con l'ambiente mottese, no? Con i calciatori, è già stato in passato a Motta?
primo anno, e appunto per questo, grazie anche a te. Poi Cama Giovanni è un nuovo acquisto di Assente. Polimeno Giovanni, vediamo, veterano, allora sei un veterano. Grazie, buonasera. Vediamo un po', Periti Gaetano, centrocampista fuori quota, grazie anche a te. Mi pare di non aver saltato nessuno. E Armando, ci sono tutti. Allora, cosa volevo dire? La maglia che i calciatori hanno indossato e che portano addosso anche quest'anno è stata sponsorizzata dal Centro Risparmio Mottese di Filippo Verducci, quindi facciamo un applauso. Allora, per concludere, ci sono interventi, c'è Filippo che vorrebbe concludere, però prima gustiamoci questo momento ludico, facciamo un applauso. Benissimo, forte così. Continuiamo ad applaudire tutti insieme. Grazie a tutti per aver venuto. Grazie. Viva, meraviglioso, guarda. Che lo sport vada sempre in alto. Sempre. Grazie veramente alla sua...